Allora, ben ritrovato nuovamente qui, oggi 29 dicembre, ma a parte sta voce che mi ritrovo che è particolare, molto particolare perché sono ancora raffreddato, non smetto di essere raffreddato, oggi insieme a me c'è l'assistente, nuovamente l'assistente. Eh sì, perché da quando mi chiudo qua dentro a fare i video è rimasta talmente tanta incuriosita, le ultime volte che mi ha visto fare la barba, che vuole vedere, poi tutte queste luci, queste cose, dice ma che è qua? E quindi oggi mi assiste lei, vero ragazzi? Ah, ok. Allora, 29, aggiorno il calendario, aspetta amore che aggiorno il calendario. 29, oggi è domenica, una bella giornata tranquilla, dovrebbe essere una bella giornata tranquilla. E siamo pronti nuovamente a parlare di tabaccosi. Allora, io voglio arrivare al 31 di dicembre con tutte le mie recensioni sui vari prodotti a base di tabacco o che dichiarano di avere il tabacco. Premessa. I tabacchi che fino adesso ho sentito hanno usato nei vari saponi hanno delle profumazioni più o meno simili alla foglia verde del tabacco o magari qualche altra sfumatura tipo il cuoio, ma più che altro sono tendenzialmente dolci. Quindi oggi vi faccio vedere un altro cavallo di battaglia di un paio d'anni fa di Razorock, che anche lui al suo interno c'ha il tabacco, il toscano. Però aspetta, fermate, non corre subito a cercarlo, fermate. Tabacco inteso come sfumatura, non l'odore proprio del toscanello sparso all'interno del sapone. Lo senti, ma non troppo. Adesso te lo faccio un attimo vedere. Sei pronto? Vai. Eccolo qui. A parte che il packaging è bellissimo, quindi abbiamo sia sapone che dopobarba. Oggi mi vado a scannare nuovamente con il B1 standard perché ce n'ho bisogno dopo le ferite che mi sono procurato l'altra volta con le Titan, che non utilizzerò credo mai più nella mia vita. No, a parte scherzi, riproverò, ma non ci ho avuto feeling, mi hanno aperto come un prosciutto, quindi di conseguenza no. E utilizzerò nuovamente il pennello da barba, il Razorock 400. A me piace tantissimo, forma accattivante, bello, ben, cioè, non ci posso rinunciare a sto tipo di prodotto. Allora, per quanto riguarda invece Santa Maria del Fiore, già l'ho spiegato tempo addietro, ma sono contento di riproporlo perché è veramente un sapone, secondo me, spettacolare. A parte stiamo parlando di 200 250 ml di prodotto, non 200, non 150, profumazione particolare perché al suo interno senti subito il leggero mentolo, leggero che non è fortissimo. Mentolo, poi sta parte un po' ambrata e poi ci senti la parte del toscano, del tabacco, però essendo appunto mischiata con le due fragranze che sono il mentolo e l'ambra, un pochetto è, diciamo così, mischiato, un po' lì in sordina, sta un po' là fermo, però è veramente qualcosa di piacevole. Ah, ispirato appunto alla Toscana perché l'idea di Rasolo che era fare un omaggio appunto alla grandissima terra di Toscana. Nello specifico qua stiamo a parlare di Firenze, però vabbè. Allora, senti, io già ho caricato il rasoio, quindi sono pronto, mi vado un pochetto a massacrare il viso, ma voglio provare nuovamente com'è la capacità appunto di protezione e anche di scorrevolezza di questo rasoio. Amore, ti sei fatto male qua. Di questo rasoio insieme a questo grandissimo sapone. Mi raccomando, aspetta. Aspetta, e papà adesso ci sciacqua il visetto, tra un po' di vento, tipo. Ti sei fatta male la mamma? Come faccio a farlo sparire? Ma dopo ci mettiamo il cerottino, amore, sì. Non so che non ti fa male, per fortuna non ti fa male, ti fa male. Allora, aspetta, non ti ho detto che ho rimesso un'altra volta le Shark Super Stylus. Mi sono trovato benissimo, ma già soltanto che comunque sanguinerò in modo pesante perché qua, guarda, mi sono fatto proprio del male fisico. E non voglio star fermo, devo fare video. Vero? Devo fare video? Ah, vedi? Allora, mi devo bagnare il viso. No, non scotta, deve essere calda. Sì, però va bene perché papà deve ammorbidire un po' il pelo della barba, in modo tale che quando lo vado a tagliare è più facile. Allora, aspetta, vedi che non ho fatto una cosa molto importante è quella pure di bagnare il pennello, ma essendo sintetico il gioco è molto semplice e facile perché
ne prendo giusto un po' e lo verso dentro al sapone. Ripeto, mettere l'acqua nel sapone non significa buttarlo via, ma significa soltanto irradarlo e per creare un montaggio un po' più facile, anzi un prelievo più facile. Allora, bello caldo, io già sto soffrendo perché sembra che ho litigato col gatto ieri, so pieno di tagli, quindi qua sicuramente io andrò in sanguinamento pesante. Aspetta amore, quanto sei bella. Allora, aspetta che mi cerco la lume d'occa, che tanto sicuramente è stata imboscata da dietro, quindi niente, io posso anche rimanere completamente ferito senza problemi. Che ha fatto? Guarda un po' che magia che ti faccio vedere, guarda. Guarda che magia. Poi i giri di pennello, questi saponi sono veramente eccezionali, poi più che altro il quantitativo è veramente tanto, 2,50 è tanto. Dicevo, un tabacco particolare rispetto agli altri dolci, un po' smielati tra virgolette, questo è un po' più incisivo, però ripeto, il fatto del mentolo, il mentolo che ti dà quell'ampiezza di profumazione, lo rende un po' particolare nel suo genere. Sembra quasi un Martin de Candle. Un Martin de Candle. Eccolo qua. Vediamo. Diciamo, profumazione abbastanza elegante. Molto, molto, molto elegante. Decisamente. Che è, amore? Che devo fare? Mi devo pulire. Ah, mi è rimasto il sapone dalla mano. Allora, questo sapone con il pennello sopra crea una sensazione di un piacere, di godure, sembra il pennello stia passando sul velluto. Però siccome io lo vedo un po' troppo vaporosetto, vado a prendere un po' più di saponcino, perché ce n'è bisogno, perché guarda quanto me l'ha fatta, guarda. Quindi vado a lavorare solo con le punte, giri energici, forti, chiari. Eccolo qui, tieni, schiuma parte. Aspetta amore un attimo, eccolo qui. Tu te lo solo due volte il lavato. Aspetta che mo' papà si pulisce pure le mani, eh. Allora, eccolo qua, veramente sensazione di questo, poi vabbè, pennello inutile stanno a parlare perché è veramente piacevole in viso, molto piacevole in viso. Grazie amore, mi sta asciugando le mani. Mettiamo un po' di acquetta sul pennellino, ce n'è bisogno, eccolo. Amore, se un giorno trovi un ragazzo che non si sa fare la barba così, non te lo faccio entrare dentro casa. Sto scherzando, piccolina, tanto è ancora troppo presto. Ecco qua, bello, soffice, piacevolissimo, non smetterei di farmi questo massaggio, ci credi? Anche che tanto ho paura di vedere il sangue che mi cola così, piccoli taglietti, non succede niente. Allora, vediamo se anche questo Icon B1 standard ha la capacità di non farmi dissanguare completamente, vediamo. Hanno appena tirato la catena da sopra, non fa niente. Allora, la cosa molto 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 importante, te l'ho parlato in tutti i video che ho fatto. Chi è? Piano. È quello di rendere bene la pelle, mi raccomando. Più tendi e meglio è, perché vai più in profondità e metti il rasoio in una situazione di privilegio. Logicamente sto andando piano perché col freddo che sta a fare sti giorni, con la tramontana che tira qua a Roma, c'ho il viso che non è che è secco, è qualcosa di più, carta pecora proprio, cioè può scrivere proprio tranquillamente anche delle leggi sopra. Qua mi sento un po' stressato, però vabbè. Tu direi solo lì che senti stressato.
Sto affrontando la zona critica, la non fly zone. Che mi tocca fa? Che mi tocca fa? Per un tagliame. Papà, racconta che sei tu che sta facendo sti versi, eh? No, Rachele. Qua già si è aperto, vedi? Mi sono completamente massacrato l'altro ieri. Vabbè, dove, che succede? Vabbè, un po' qui. Ferma così, eh? A posto. Allora, eccolo, nuovamente il sangue che entra in scena, nuovamente su questa rasatura, quindi dovrò prendere qualche giorno di break, perché se no qui... Lo so che si vede, amore, che devo fare? Devo mettere la carta igienica? Eh? Ma io sono qua. Fai quello che vuoi. Sto asciugando, giustamente, sto fa cadere l'acqua, eh. Che fai, ne asciughi? Io sono una doccia. Tu che è quella e io una doccia. Io ho una doccia. Poi io la lavo. Ma che è così? Che vedo papà? Che è questo così? Qua? Sei tutti testimoni, eh? Sta dicendo che se mamma vede tutto sto casino succede qualcosa, quindi... Siete tutti testimoni. Mia difesa, logicamente. Ma mi sono via tutta. Se vuoi spazio, tu vediamo. Mi ma adesso io metto a posto? Tanto non è quello, eh. Allora, diciamo che in queste condizioni radersi non è la cosa più piacevole del mondo, perché avendo un viso massacrato, una secchezza abbastanza pronunciata, del paradosso, Shark su sull'Icon. Fallo, se la fate tutto tanto, però qua vedi è strano, non se ne è aperto niente, soltanto qui. Come vedi sono stranato io. È finito. È finito. Ah, capito, dopo ricompriamo. Mamma mia. Va bene. Io ve lo lavo. Vabbè, comunque tabacco, il mentolo se lo volevi sapere, non è che si sente fortissimo sul viso, non te dà fastidio assolutamente, anzi, ti esalta un po' di più questa leggera profumazione di, non dico toscanello, però senti questa... profumazione un po' azzardo, mi spingo ad azzardare sul fronte coioso, lo senti, ma non in modo eccessivo. Luca, sta su, e lo qua, voglia, lo sta su. Chi è? Allora, qualche correzione da fare, c'è? Ci dito lui. Qua? Se la piove. Qua, qua no, qua un pochettino, sì. Tu esce, off, perché ti ho saluto, off. Ma quanto dentifricio stai a prendere tu? Mamma mia quanto!
Allora aspetta, io ho finito, aspetta, aspetta. Ah, aspetta che dove di danni che me lo fa. Smettila! Ma smetti la cosa! Devo vedere se mi sono tagliato, no? Come no? C'è sangue? Sì. Dove? È scolito. Allora, aspetta, che c'è stato dei punti che non ho proprio toccato. No. Ah, qui? E qui sotto. Si è riaperto tutto, c'ha ragione. Ok, perfetto. Sposta, raga. Beh, che te devo dire? Che comunque mi è aperto un po' tutto il viso, ma era già in preventivo questo. Che comunque sia, avendolo massacrato questi giorni, sicuramente il risultato non sarebbe stato ottimale. Devo dire che il sapone da distanza di 2 anni, di 3 anni, l'ho sentito un po' più leggerino sul viso, dico la verità, non l'ho sentito molto performante, o forse mi sono abituato troppo io ai saponi da barba belli carichi, belli scorrevoli, belli compatti, sì, un attimo però, belli compatti, l'ho sentito un po' così leggerino, dico la verità, certo non è la condizione ideale per farsi una barba, però ho voluto sfidare la sorte. Profumo è veramente qualcosa di carino, di elegante, molto piacevole. Quindi anche lui si può classificare tranquillamente sul piano tabaccoso. Ah, botta di alcol ce voleva. Molto piacevole, non stancante. La cosa importante di Santo Andrea del Fiore è che non ti stanca mai. Cioè, non è quel classico dopo barba dolce o sapone a barba dolce al tabacco che dopo un po' ti dà anche un senso di fastidio. Perché spesso purtroppo capita. Soprattutto con profumazioni a base talcata o vanigliosa. Dai! Beh, devo dire che la prova ha superato, dai. Ragazzi, il culo tra un po' crolla tutto, fermati, ferma, ferma, no, là non si mette. Senti, salutiamo? Perché noi ormai la prova l'abbiamo fatta, quindi oggi è andata così, adesso farò degli impacchi, se te capita pure a te, fai degli impacchi con il balsamo dopo barba di qualsiasi marca sia, mettilo, mi raccomando, un po' del lume di rocca perché ti aiuta a rinforzare il viso e a reidratarlo come si deve, perché mi raccomando, un viso disidratato te si affetta subito, te si apre subito, puoi utilizzare qualsiasi tipo di rasoio, te si rovina subito. Tieni, guarda qua, maledetto elettrico, quando ti ho usato, maledetto, vabbè. Da Luca e da Rachele è tutto e come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate. Oh, se il video ti interessa e vuoi sapere qual è poi l'altro che devo provare, scrivilo nei commenti e lascia un mi piace. Da Luca e Rachele è tutto, buoni acquisti e buone sbarbate. Ciao.